precedente abbiamo visto i vantaggi di avere un corpo macchina che regge molto bene gli ISO e ci permette di andare in alto con i valori ISO. Spesso non possiamo salire così tanto, oppure abbiamo un corpo macchina che non permette questo. Gli obiettivi solitamente in kit con le macchine foto mediamente sono f3.5, anche il 24-105, chiaramente, che noi amiamo e usiamo molto, è soltanto f4. Quindi di notte anche questo valore porta a salire con gli ISO più di quanto vorremmo. Una cosa che ci può venire in aiuto per invece ovviare questo problema è scegliere una lente fissa. In questo momento stiamo facendo vedere il 50 mm che abbiamo già recensito, non è per forza obbligatorio usare un 50, l'obiettivo è usare una lente fissa, cioè il 24, il 35, il 50, l'85. Tutte le lenti fisse comunque hanno dei valori di apertura molto elevati, come appunto questa è un f1.8, ci sono lenti f1.4 o addirittura f1.2 sulla linea L della Canon ad esempio. Questa lente appunto, avendo un'altissima apertura, permette di catturare più luce e riuscire a mantenere più bassi i valori ISO. Inoltre permette di creare un effetto bokeh molto piacevole, perché appunto avendo un diaframma molto aperto la profondità di campo è ridotta e permette di fare quelle foto particolari tipo quella che adesso vi sto facendo vedere con molto stacco dietro, concentrando l'attenzione soltanto sul soggetto interessato, quindi anche per fare dei ritratti o che una lente come ad esempio può essere il 50 o l'85 stacca molto il soggetto dallo sfondo ed è molto piacevole come lente. Inoltre tutte queste lenti hanno uno schema ottico molto più semplice di una lente zoom, perché appunto non deve zoomare, quindi rimangono più compatte, più leggere e anche la nitidezza della lente mediamente superiore, oltre a essere anche un po' più economica a parità di qualità. Adesso appunto nel video vedete scorrere un po' di foto fatte a apertura massima di questa lente con molto stacco. Bisogna stare attenti se non siete abituati, perché è facile andare fuori fuoco visto che la profondità di campo è davvero ristretta, bisogna controllarla bene. Consigliamo però a tutti di avere nel proprio corredo fotografico almeno una lente fissa, anche perché oltre ai vantaggi già citati costringe chi scatta a ragionare soltanto su una focale. Noi siamo abituati, quando facciamo le foto in giro per strada, avere a disposizione lo zoom ovunque si trovano, zan zan zan, zoomano e arrivano più o meno dove vogliono. Questo però crea una composizione scontata e banale, non ci fa entrare noi nella composizione, la composizione che si compone davanti a noi zoomando. Invece avendo una lente fissa ci permette di noi andare fisicamente a muoverci, andare a costruire la scena come la vogliamo noi, perché la lente non ci permette di avvicinarci al soggetto, dobbiamo essere fisicamente noi a avvicinarci. Quindi crea anche una relazione col soggetto, una composizione dell'immagine molto più dinamica, molto più creativa, e fa sentire la foto propria. Noi riteniamo che sia anche divertente scattare, ogni tanto dire prendo sul 50 e faccio tutta la giornata col 50 è simpatico, è divertente. Quindi vi consigliamo di provare a comprare una lente come questa, alla fine è un prezzo di 100 euro, non è tantissimo, si può fare questo investimento e fare una giornata intera a fare degli scatti con appunto le lenti fisse. Se volete anche pubblicare sotto nei commenti i vostri risultati di questo gioco della lente fissa per creare la composizione, siete liberissimi di farlo e saremo molto contenti se lo fate. Quindi un saluto a tutti da The Italian Maker.